vedete, quando io dico che Genova ha preso più spazio verso il mare, è vero, ma non lo fa solo Genova, lo fa il Nord Italia. Il Nord Italia prende più spazio verso il mare in un punto critico nodale come è il punto di mare più vicino al centro d'Europa. Lo fa l'Italia stessa, lo fa il sud dell'Europa, che prende più spazio e diventa più competitivo, non solo rispetto al nord, ma rispetto anche a tutte le altre parti del mondo. Quindi è un avanzamento che noi facciamo come comunità intera. Quindi viva l'Italia e soprattutto viva Genova. Grazie a tutti. Grazie Sindaco regionali. Prima dell'avvio invito a salire sul palco il Sindaco di Genova, Marco Bucci. Prego, signor Sindaco. Allora, signor Sindaco, immagino che avrà certamente preparato un discorso, ma la domanda sull'attrattività di Genova, come cambia con la diga l'attrattività di Genova per gli investimenti dall'estero, vorrei comunque fargliela. Assolutamente sì, buongiorno a tutti, buongiorno Ministro, buongiorno a tutti i rappresentanti delle istituzioni, è un piacere avere a Genova queste persone perché vuol dire che l'attrattività c'è e continua ad aumentare. Vedete, io per oggi ho un'immagine che è un sogno per noi, è dream, I have a dream, che vuol dire che Genova si allarga sul mare. Genova, che è una striscia di terra tra la collina e il mare, oggi ha la possibilità di avere più superficie, abbiamo più territorio dove noi potremo mettere imprese, attività che daranno ricaduta occupazionale ed economica alla città. Guardate che questa è una cosa grande, una cosa che i genovesi hanno sempre fatto da quando sono nati, da 2000 anni, un pezzettino per volta, e oggi noi ne facciamo un grande pezzo, perché la diga ci consente, se fate un piccolo calcolo, di prendere circa 3 milioni di metri quadrati in più che serviranno alla città per fare attività importanti. Questo è un giorno storico e sarà un giorno ancora più storico il giorno che lo inaugureremo, naturalmente, ma oggi partiamo a lavorare, partiamo in un modo in cui tutti quanti ci sentiamo uno vicino all'altro. Questa è l'altra grande cosa importante. Genova deve essere attrattiva non solo perché ha grande infrastruttura. Come sapete abbiamo 10 miliardi da spendere, incluso quello che resta da spendere per il Terzo Valico, e ce la faremo. Ma è importante e diventa attrattiva anche perché c'è una comunità di persone, imprenditori, industrie, cittadini, amministrazioni, che vogliono andare avanti su questa strada, che vogliono far crescere la nostra città. E quando gli investitori vedono queste cose, il gioco è fatto. È il posto giusto dove investire e lo stiamo dimostrando, non io personalmente, ma lo sta dimostrando la città in tante cose. Quindi è vero, la diga ci porterà più investimenti, non solo investimenti pubblici, ma anche investimenti privati. Ed è il percorso giusto per dare alla nostra città quella visibilità internazionale che noi vogliamo. Io, vabbè, no, non vado avanti, fammi la domanda, vai, no, fammi la domanda, va bene così. Va bene. Una domanda a piacere, la scelgo io. Vado avanti io. C'è qualcosa, allora, questa è evidentemente una sfida ingegneristica, no? C'è qualcosa che, come dire, la preoccupa in modo particolare, che ritiene, come dire, che sarà una sfida maggiore rispetto alle altre? C'è qualche punto che la preoccupa un po'? Il sindaco di una città è preoccupato di tutto. Tutto quello che succede in città è una preoccupazione, ma nel senso originario della parola, occuparsi prima, preoccuparsi vuol dire occuparsene prima, cioè cercare di risolvere i problemi prima che questi diventino una tragedia o un problema grave. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Io ho tantissime preoccupazioni, ma preoccupazioni in senso positivo. Avremo tantissime sfide tecnologiche, mi aspetto ogni giorno una sfida nuova, ma so che abbiamo le risorse, le persone e le strutture per far sì che queste risorse siano, che questi problemi siano vinti e questi bastoni vengano levati dalle ruote e si possa portare avanti. È la nostra storia che ha fatto così. Non c'è progetto che non abbia avuto momenti critici e tutti i progetti che abbiamo portato avanti alla fine siamo stati capaci di risolvere i problemi. Quindi deve funzionare così e funzionerà così anche in questo caso, soprattutto in questo caso.